Ciao a tutte e tutti, doveva essere il mese della svolta per la Libia, infatti il 24 dicembre sarebbero dovute avere le elezioni presidenziali, ciò come preventivabile non accadrà e il paese rischia di ricadere nella tensione politico-sociale. Le ragioni di questo rinvio sono molteplici, tuttavia stringendo il focus possiamo rilevare tre fattori fondamentali. Il primo è la precarietà del framework legale per le elezioni, il secondo è legato alla sicurezza interna del paese, un terzo strettamente collegato alle strutture di potere che si sono create in questi ultimi anni. Di fatto questi tre fattori insieme sono strettamente collegati e hanno contribuito a far deragliare il processo elettorale libico. Le divisioni alle quali abbiamo assistito in questi ultimi 2 anni, soprattutto dall'offensiva del generale Khalifa Haftar contro Tripoli, si sono riflesse poi nel processo elettorale. Questo ha influito soprattutto nel quadro legale. La legge elettorale che avrebbe dovuto regolamentare le elezioni e che è stata poi varata dal presidente del Parlamento di Tobruk, Aguila Saleh, aveva già riscontrato diverse criticità e era stata molto criticata dalle opposizioni a Tripoli, soprattutto perché la legge non aveva attraversato tutte le fasi di discussione all'interno delle istituzioni. Inoltre si sono presentati anche altri problemi, soprattutto relativi alle candidature. Alla vigilia di queste elezioni, che non si avranno, si erano presentati circa 100 candidati, e molti dei quali hanno trovato poca trasparenza nella missione all'interno della corsa elettorale. Tra questi c'era lo stesso generale Khalifa Haftar, ma anche il figlio del colonnello Muammar Gheddafi, Saif el-Islam. Oltre al framework legale, di fatto la sicurezza interna del paese resta molto precaria, seppur la tregua abbia di fatto messo fine alle ostilità che si sono registrate negli ultimi 2 anni, i gruppi armati e le milizie di fatto continuano ad avere un ruolo fondamentale e hanno anche influenza all'interno delle scelte sia politiche e sia nell'influenza della società. Inoltre hanno ancora un potere, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, di avere un controllo soprattutto sulle grandi risorse del paese come il gas e il petrolio. Come ultimo fattore è quello delle strutture di potere che si sono create in questi ultimi anni. Non parlo solamente di Tripoli con il GNU, il governo di unità nazionale, o di Bengasi del generale Haftar. Parlo anche di altri attori che sono venuti alla luce, sia la presenza degli attori internazionali e regionali come gli Emirati e la Turchia, ma anche attori interni come ad esempio la città di Misurata, che durante l'offensiva di Haftar ha giocato un ruolo centrale. Una città che secondo molti analisti è considerata come una città-stato, poiché ha dimostrato di avere una forte unità interna, ma anche una sorta di potere economico e politico all'interno del paese. Molti analisti, dopo questo rinvio delle elezioni, si sono chieste se veramente le tornate elettorali possano contribuire alla stabilizzazione del paese. Di fatto, le elezioni sono una fase importante della transizione, tuttavia non sono sufficienti a stabilizzare il paese. Ciò che ha perso la Libia è soprattutto la coesione nazionale e un consenso da parte delle forze politiche libiche. Se ricordiamo il 2011, i libici che sono scesi in piazza di fatto oggi sono estromessi dagli ambienti decisionali e le loro rivendicazioni erano molto forti e precise. C'era un desiderio di democrazia e di apertura delle libertà civili, oltre che quelle democratiche e sociali. E ad oggi di fatto tutta quella galassia di movimenti è stata estromessa dal processo decisionale e che è quello a cui dovrebbe ripuntare la Libia se ambisce in un qualche modo ad affermare una sua transizione democratica nel post-Gheddafi.